Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui da me. Allora, come vi avevo promesso ieri, cioè più che promesso vi avevo fatto, com'è che si dice? Ve l'avevo detto, ma non era certo. E invece sì, il primo episodio di una delle mie serie, che adesso ovviamente scoprirete qual è, in realtà l'avete anche vi già visto dal titolo, dato che comunque siete entrati in questo video. Appunto esce oggi. Questo è il primo episodio della serie Il mio calendario dell'Inter. Infatti, un regalo che mi è stato fatto a Natale di quest'anno è da poco cominciato il 2021, appunto, quindi l'ho già appeso al muro, adesso l'ho tirato giù per appunto farvelo vedere in questo video. Allora, cominciamo immediatamente. Come potete vedere, questo è la pagina di introduzione al calendario. Infatti ci sono sei giocatori che ovviamente tutti sapete chi sono, con sotto sfondo la prima maglia dell'Inter e appunto la scritta in bianco. Ma più che farvi vedere questo, che ovviamente era necessario farvelo vedere per avere un assaggio all'introduzione, è questo quello che mi interessa veramente farvi vedere. Gennaio. Ci sono appunto su ogni mese ci sono due giocatori. E qui ci sono appunto il calendario e addirittura ci sono tutti i match. Aspetta, ve li faccio vedere meglio. Non so se si vedono, comunque nel caso potete andare a vedere quali sono i match di gennaio dell'Inter. E appunto i due giocatori di gennaio sono Achraf Hakimi con il numero 2 e Alexander Kolarov con il numero 11. Appunto, questa serie consiste che in ogni mese vi mostro una pagina del calendario, quindi questa serie uscirà sì e no una volta al mese comunque. La scritta per Achraf Hakimi è, la devo leggere bene, corre veloce Achraf, è ancora molto giovane, ma ha già giocato con maglie prestigiose come quelle di Real Madrid, squadra sì in cui è cresciuto, Borussia Dortmund e ovviamente Inter. E non potrebbe essere altrimenti, perché le doti sono straordinarie. Percorre la fascia destra con classe e velocità, l'elevata qualità tecnica completa il riquadro di una vera e propria arma offensiva aggiunta. Esatto, sono d'accordissimo su quello scritto. Con quello scritto, infatti, sono queste le sue abilità. È molto bravo, molto veloce e in zona offensiva è una vera arma in più. Non è molto bravo nella zona difensiva, questo mi sembra di averlo già detto, però è ancora molto giovane, appunto. E quindi può ancora migliorare. Invece, per quanto riguarda Kolarov, il sinistro di Alexander Kolarov ormai è un marchio registrato. Piede educatissimo per segnare gol meravigliosi su punizione, ma anche per mettere al servizio dei compagni assist da spingere solamente in porta. Infatti, mi viene in mente con il Benevento, ha fatto un lancio chilometrico, ma millimetrico, perché appunto da lì è partita l'azione che ha portato al primo gol dell'Inter. E infatti il suo sinistro è veramente molto bello, questo non c'è dubbio. Classe 1985, il serbo copre tutti i ruoli sulla fascia sinistra e si destreggia bene anche in una difesa 3. Sì, infatti si è visto. Esperienza, carisma e personalità di livello assoluto. Ok, direi che non è necessario aggiungere nient'altro, ve li faccio ancora vedere, queste sono le scritte. E appunto questa sarà la nostra nuova serie. Io concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto, e il mese prossimo, il prima possibile, vi farò vedere anche i calciatori di febbraio. Io li ho già visti, ma non vi spoilerò nulla, ovviamente. Ciao ragazzi, vi voglio un mondo di bene.